due, tre, via. Ciao Andrea. Allora, buonasera Ubaldo. Ciao carissimo. Come stiamo? Stiamo bene? Stiamo benissimo. Insomma, si combatte sempre. E quello che ti volevo dire, no, esatto, io ti ho fatto, prima ti ho chiamato per farti seguire un documentario, meglio un breve spezzone di commento di un noto giornalista, diciamo così, antisistema, se vogliamo chiamarlo così, parliamo di Giotto Chiesa, sul debito americano, ecco. E niente, ti vorrei chiedere la tua impressione su questo, oltre anche altre notizie che mi devi dare sullo scontro venuto nelle acque del Venezuela tra una nave venezuelana e una americana. Ecco, dopo ci dirai. Sì. Quindi adesso ti passo la parola e ci e commenti. Sì, appunto, ho seguito il video di Giulietto Chiesa e appunto parla del possibile default americano. Mm-hmm. Però secondo la mia opinione, questa continuativa minaccia di default è una pressione che ha Obama internamente, perché forse non sta rispondendo a qualche promessa data, a qualche lobby americana che sicuramente lì nel Tea Party repubblicano sono molto influenti. Quindi continuiamo a vedere ogni 2x3 questa minaccia che ritorna di default americano. Loro ampliano questo tetto del debito e nonostante Obama è sotto pressione esternamente a livello internazionale, perché di figuracce ne ha già fatte abbastanza, sì. Internamente sicuro c'è qualcuno che sta spingendo a fargli fare un qualcosa è sotto pressione. Sì, diciamo che gli americani speravano di soprassedere a questo problema che hanno loro del debito, che ormai è una cosa, non si capisce quanti zeri bisogna mettere, che insomma, per me neanche il mondo intero può pagare questo debito. Cercavano insomma di soprassedere a questo debito facendo una guerra in Siria e Putin li ha costretti a denudarsi, insomma il re è nudo. Anche perché sa benissimo che sulla Siria, nonostante che diciamo, in terra sono ancora finite perché c'è quella guerriglia purtroppo in terra della Siria, ma comunque i russi quantomeno hanno raggiunto l'obiettivo di non far toccare la Siria da un'invasione straniera, cioè stiamo facendo un lavoro diplomatico, come tu sai, molto efficace, tant'è vero che adesso al mese prossimo a quanto pare a Ginevra arriverà una soluzione. A mio avviso a Ginevra arriverà anche la fine di questi delinquenti criminali che stanno insanguinando la Siria in maniera veramente proprio macabra, più macabra così, non so dove si è visto prima, veramente una cosa incredibile, anche perché dietro a questi delinquenti sappiamo che ci sono i paesi occidentali, cioè Inghilterra, Francia, Stati Uniti e anche Israele e Turchia. Anche se la Turchia nell'ultimo, a proposito so se lo sai, ma negli ultimi giorni qui con la Siria sta facendo un gioco un po' strano, va contro, poi si tira indietro, poi compra le armi dalla Cina, non compra più le armi dagli Stati Uniti d'America. Cioè questo Erdogan secondo me ha visto un po' come sta parando diciamo gli Stati Uniti eccetera eccetera, e si cerca di starsene a galla. Secondo me Erdogan guarda, alla fine si farà male da solo, perché il suo comportamento è stato veramente infame, cioè incoerente assolutamente per quello che ha promesso qualche anno fa, dopo la faccenda della flottiglia turca che è andata a dare gli aiuti ai palestinesi, sì. Che poi sappiamo che è successo, no? Ecco, questo dopo volevo le scuse dire del governo, dico appunto che dopo le scuse del governo israeliano, sì, per quanto riguardava la questione della flottiglia, sì, Erdogan sta continuando a fare una politica vicinissima a Israele, sì, cioè che gli sono servite le scuse del governo israeliano per comprarsi forse i servizi, perché sta facendo, sì, una politica troppo filo israeliana e sì, vicino a Qatar. Ultimamente sta dicendo, l'ha scoperto comunque queste notizie che mi ha detto oggi da, mi sembra, un ente, siamo stampa libera, che la Turchia avrebbe aiutato i servizi iraniani a catturare 12 spie del Mossad. E questa notizia è ancora,
Allora voglio dire, infatti poi Erdogan che sta comprando le armi della Cina non più dagli Stati Uniti, anche questo è un fatto un po', insomma, come membro della NATO stona, voglio dire, cioè questa notizia vera, notizia, questa ultima qui addirittura è ufficiale, e quindi la Turchia, a mio avviso, con questo Erdogan veramente sembra che voglia a tutti i costi cavalcare un carro vincitore. Quindi da quando Putin ha fermato l'Occidente di un attacco alla Siria, non dimentichiamoci che i russi hanno tirato giù alcuni missili americani che erano già partiti per colpire la Siria, e hanno abbattuto due settimane fa anche un F-16 israeliano, che poi i russi, non so chi, hanno dato il merito ai siriani, ma secondo me sono di loro, quindi loro hanno un po' il controllo d'azione. Loro nel contorno d'azione, quindi insomma, la loro presenza ha, diciamo, provocato in America questo problema del default, secondo me, non so se mi sbaglio, ma perché loro, gli americani, sono abituati a cancellare i debiti con le guerre. Adesso invece la situazione non è più come prima, come in passato, e quindi bisogna cominciare a fare i conti non con l'economia fittizia, assolutamente fuori da ogni schema, ma con l'economia reale, cioè bisogna tornare indietro, questo viene a mio parere, e quindi anche vuoi sentire anche la tua opinione su questo merito. Sì, appunto, ritornando anche al tema del default, io vedo una cosa chiara, il sistema è sempre lo stesso. Perché il sistema del debito americano, che cresce come quello italiano, come quello spagnolo e di tutti gli altri paesi, è impagabile, okay? Sì. Perché non si potrà mai stare a pagare. Questa è la base della truffa piramidale, sì. Cioè è la base di tutte le truffe. Se uno è truffatore, questa è la prima regola che deve stare a conoscere. Che cosa vuol dire? Tu pensa come se fosse una piramide, no? Io mi indebito insieme a te, mi dai 100 euro e ti prometto che fra un mese ti do il 20%, ok? Tu mi lasci il tuo capitale, ok? Poi ne prendo altri 3 o 4 e li racconto la stessa storia. Sì. Alla fine, con i soldi che prendo da uno all'altro, vi pago a voi gli interessi per tenervi buoni tutti i mesi. Però al momento, quando voi mi chiederete il capitale, ciao ciao e arrivederci Roma. Non mi vedete più, sparisco. È così che capito? Quindi loro hanno in mano una bomba atomica, perché loro solo sapranno quando fare scoppiare la patata bollente, perché la patata bollente ce l'hanno loro in mano. Sì. Quindi decideranno loro quando sarà il momento. Per quello ci hanno un vantaggio. Sì, senti, capito? Cioè, sì. E anche gli altri non devono essere, diciamo, non troppo vigili. Esatto. Perché come sai i cinesi hanno in mano la più grande riserva di dollari esistente sulla faccia della terra. Ma infatti deve essere una controarma per tenerli ancora buoni. Infatti stavo dicendo, perché dal momento che loro immettono sul mercato questa grande quantità di dollari, cioè il dollaro andrebbe proprio non varrebbe più niente, e di conseguenza ci finiamo di mezzo anche noi. No, è vero, ma infatti tu devi sapere che negli ultimi 5 anni la Cina non compra più dollari, si è fermata lì, non li compra più. Questa è una causa effetto, insomma, no? Ma io però vorrei fare riflessione, ma si parla di questo occidente ricco, opulento, questo occidente industriale, eccetera, 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 questo occidente che fa progressi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi va a vedere, tutti questi stati sono indebitati fino all'inverosimile, come hai detto tu giustamente, con debiti impagabili. Ma la domanda che mi faccio a questo punto è, ma che razza di progresso è questo? Cioè, domanda. Il progresso? Che progresso è? Lo posso spiegare in due parole, sì, se mi permetti. Come no? Il progresso è, tu guarda le immagini di ieri, adesso non voglio entrare in merito alla morte di primi, sì, ci siamo stati. Però Dio mio, tanto casino, ma se guardi le immagini c'era Napolitano, Letta, il presidente di non so cosa, ministri, sì, tutti lì a leccarli i piedi con sta cosa in testa, ma alla fine dici, cavolo, comandano loro, non ce n'è, comandano in Italia come comandano in America, come comandano in Inghilterra,
come comandano da tutte le parti, vanno a braccetto sotto. Cioè, proprio questo è il capitalismo. È il capitalismo che è, diciamo, è l'arte del commercio di fregare il prossimo. Perché io che sono più furbo e più intelligente e ho molta malizia, riesco a raggirare il povero pirla che è in mezzo alla strada. E basta. Cioè, è inutile fare discorsi. Ne abbiamo la prova, abbiamo lì una bella foto, un bel video con il nostro Presidente della Repubblica dichiarando al mondo intero di essersi venduto, ma lui, ma sicuramente gli altri che c'erano già prima, esatto, a questo sistema e a questi signori che non voglio parlare, perché tu vai a vedere quella legge che vogliono fare, caro Ubaldo. Sì, lo so. Cioè, mi dai da 1 a 5 anni se io democraticamente dico che questa tragedia immane non sia mai successa. Sì, lo so. Cioè, ma ci vuoi chiudere la bocca o che cosa? Beh, no, ma è una pazzia, ma questo lo sappiamo. Ma in Spagna però c'è questa legge, giuro, o no? No, in Spagna questa legge non c'è. Non c'è, almeno. E come hanno arrestato... Hanno arrestato qualche editore di, diciamo così, di aria di, diciamo così, fascista, pseudotale, in galera, come sì. Valeda lì a Barcellona, cioè, questa cosa di peso. Se la legge non c'è, dico. In Spagna? Sì. Questa legge sul negazionismo non c'è. Non c'è. Come ti dissi già un'altra volta, l'anno scorso, quando c'è stato un momento di gravi tensioni interne, perché c'erano gli studenti, gli universitari, i professori, i padri, insomma, c'era tutto il popolo che voleva che cadesse il governo Rajoy. Sì. I tagli alla cosa pubblica. Sì. Ecco, loro che qui hanno un po' più di pugno ferro e la gente magari sta un po' più zitta rispetto a noi, fecero una legge che, se loro pensano che tu chiami una manifestazione, ossia che se tu organizzi una manifestazione con il permesso vario, però se loro credono che durante la manifestazione ci potrebbero essere degli scontri o dei disturbi, ti arrestano preventivamente. Ah, ho capito. Mi capisci? Cioè, non ho è che bene. Montano la manifestazione, ho no, capito. Ti arrestano. Ti arrestano per quel periodo. Chiamano... Molto, esatto. Ho capito. No, dico, è stato molto chiaro anche sul... Come ho detto prima, sul nostro governo che si è venduto, cioè che è andato lì in sinagoga l'altro ieri al completo col Presidente della Repubblica a inginocchiarsi, diciamo in maniera, devo dire, secondo me, in maniera indegna, perché qui a questo punto queste cose non devono succedere. Cioè, soprattutto, cioè, la storia non va manipolata per una questione politica di potere, ma la storia va detta per quello che è stata e non per quello che si vuole che sia stato. Cioè, invece purtroppo in questo occidente, detto prima, progressista nel senso di progresso, ma pieno di debiti, e anche moralmente ipocrita, perché dice che ci fa vivere la libertà, che ci fa dire quello che vogliamo, che poi alla fine, ecco, su queste cose qua addirittura si va indietro di cinque secoli, cioè sembra quasi, cioè, vedendo il funerale di Primiche, si sembra quasi si è tornato 5 secoli passa fa, quando hanno processato un certo Cromwell in Inghilterra, sotterrandolo dalla tomba, voglio dire. Cioè, hanno processato un morto, so se tu sai questa storia. Quindi l'altro giorno, ieri appunto, quindi quando è morto Primiche, mi è venuto, cioè, mi ha detto, qui siamo indietro di 5 secoli, cioè, veramente una cosa incivile, perché qui bisogna essere chiaro, non c'entra che è morto prima, deve essere morto anche uno opposto a lui. E mettiamo che faccio un esempio: se un partigiano, diciamo così, no, fosse morto e avesse subito un sottotraio di pigli da parte di fascisti o nazionalsocialisti, beh, è la stessa cosa. È la stessa cosa, perché tu, un morto, non puoi comportarti così, capito? Cioè, questo è la stessa cosa. Io posso capire che tutta la questione non lo voglio seppellire qui, ma lo voglio mettere in germe. Cioè, non vogliono che sia un santuario, una meta di pellegrinaggio. Questo si può anche stare a capire. Ma sì, ma vedi, capire. Anche qui vuol dire però, che si cavolo, che va di lì. Ma guarda, anche qui vuol dire una cosa. Il sistema è veramente debole, perché tu sai che addirittura hanno tolto le tombe
dei genitori di Hitler lì a Brunau-Anim, l'hanno spostata, l'hanno fatto sparire. Voglio dire, ma tu che dici che sei più forte di quello che tu hai battuto prima e poi ne temi la memoria, e allora vuol dire che tu non sei forte, cioè vuol dire che tu sei qualcosa di peggio di quello di prima, altrimenti non avresti paura. Cioè, se tu sei sicuro del fatto tuo e tu accetti il confronto, cioè non ti comporti in questo modo dicendo che sei democratico e poi ti comporti peggio, no, meglio, peggio di quello che tu dicevi che non era democratico. Cioè, e questo voglio dire, cioè, qui c'è anche un Occidente che è entrato in una crisi spaventosa, cioè nel senso che viviamo in una, a mio avviso, in un sistema talmente artificioso che non ha nulla a che fare con la realtà delle cose. Non so se mi sono spiegato, no? E questo voglio dire. Cioè, mi hai spiegato benissimo. Quindi voglio dire, abbiamo proprio questo fatto qui, che è talmente evidente che purtroppo i principali colpevoli che avvalano questa menzogna soprattutto i mass media, la classe giornalista, che non ce n'è uno, salvo rarissima eccezione, però ci parliamo di giornalisti ormai già in pensione o fuori dal giro, che hanno il coraggio di dire le cose come stanno. Per esempio anche la polemica con Odi Freddi, che è questo matematico italiano che è entrato in polemica contro questa legge che vogliono fare, no? Dico, cioè qui siamo veramente all'assurdo, cioè nel senso, io per esempio ti dico così, parlo sinceramente, ti parlo dal mio punto di vista, io non so se tu hai letto l'ultima intervista di Pribiche, non so se l'hai letta. Non ho avuto. No, vedete, te la faccio avere, non preoccupare. Comunque, se tu lo leggerai, ti renderai conto che questa confessione di quest'uomo è una confessione molto sincera, anzi, non mi sembra affatto provocatoria, cioè mi sembra uno che dice: io ho fatto questo, ho visto questo, punto. Non è che, cioè, infatti, si evince questa cosa qui, questa confessione. Ha una sincerità di fondo, ma proprio non si capisce perché da come viene raccontata, eccetera. E allora, infatti, poi questo fatto che ha sul giornale, ha dato così sui giornali, secondo me, molti direttori di giornali non hanno neanche letto, l'ha messa lì tanto per far vedere, sai, come si dice un certo Oscar Luigi Scalfari, no? Un ex presidente, questo povero. Parlare del par condicio, forse per questa cosa qua, però non sono resi conto dei contenuti che c'era in questa intervista, che sono dei contenuti nocivi a un sistema che vogliono imporci e vogliono mantenere a forza le cose per imporre. E quindi voglio dire, e poi insomma bisogna anche smetterla che questo sistema, che c'è, sono delle poche famiglie che comandano tutto, decidono tutto, parliamo di gruppi finanziari ovviamente, che decidono le politiche, decidono chi fare legge e chi non fare legge, cioè praticamente hanno preso il posto nostro, cioè noi andiamo a votare, ma votiamo per persone che hanno già loro deciso che non dobbiamo votare, hai capito cosa voglio dire? Cioè questo sistema qua dobbiamo togliere ciò. Votiamo? Sì. Noi votiamo, gli diamo il permesso agli altri di incularci, perché è l'unica cosa che facciamo quando andiamo a votare. E purtroppo hai detto un'espressione abbastanza. La prossima volta al seggio elettorale vado con il bastone, perché la firma non serve più. Hai capito? A parte che mi fanno votare per posta, però vabbè. Non serve neanche più andare a votare. Io ti voglio dire che questo sistema qui è un sistema che va cambiato, assolutamente deve essere cambiato, e non si può più restare così passivi che fa sì che questi signori, chiunque si siano, insomma, ne fanno di cotto di crudo come hanno continuato a farne fino adesso. Cioè bisogna prendersi conto delle cose, però a mio avviso, se questo fatto si avvera, tutto dipende da noi che, dal cittadino comune, dal lavoratore comune, eccetera, che si deve rendere conto che se non partecipa con la giusta rappresentanza anche lui alla gestione dello Stato, della cosa pubblica, non ne veniamo più fuori, perché avremo ingiustizie su ingiustizie e ingiustizie. Ecco, questo per chiudere il discorso. Adesso, per cambiare argomento, volevo rifarmi a questa notizia che tu che tu mi hai fatto sapere oggi. Dello scontro
tra una nave venezuelana e una americana, in che zona, insomma, è che, se mi che tu hai visto sulla televisione sudamericana Telesur. Nelle acque territoriali venezuelane c'è stato uno sconfinamento di una nave mercantile e di una nave militare americana. Venivano dalla Guinea. Hai capito che è un paese che è di fianco al Venezuela. Sì. C'è stata questa mezza scaramuccia e che subito il governo venezuelano ha chiamato Washington per chiedergli spiegazioni, chiarimenti, e si sono dovuti scusare, capito? E gli hanno detto che non si ripeterà più. Tra l'altro, come saprai, il Venezuela sta continuando a ricevere ingenti quantità di mezzi navali da parte della Russia. C'è stato, un avvicinamento con il governo di Zapatero, che gli vendette 4 fregate. La Spagna, subito, sì. Fu messo sotto pressione Zapatero per questa troppa sua vicinanza con il Venezuela. Era ancora Chavez vivo, sì, capito? Sì, sì. E dovettero rescindere i contratti di consegna. Tra l'altro ho letto una bella notizia su RT, che la Russia sta appoggiando sempre come marina militare al Brasile, gli sta vendendo molto equipaggiamento, ma moltissimo. Gli sta facendo la concorrenza alla Francia, perché la Francia era quella che prima aveva un po' più di contatto insieme al governo brasiliano per queste cose. In sostanza, da come capisco, la Russia si sta inserendo da dove, nelle zone in cui l'Europa rinuncia ad esserci, perché se tu mi dici che la Francia, il Brasile, entra la Russia, Venezuela anche, poteva arrivare la Spagna, entra i russi, quindi vuol dire che questa Europa... A livello militare sì. Appunto, sì, beh, dico, a livello militare sì. Appunto, vuol dire che anche l'Europa sta perdendo colpi anche in questo punto, voglio dire. Sono milioni e milioni di dollari, di euro se vogliamo, anche qualche miliardo, certo. se vogliamo andare questo, a fare attento, perché non dimenticare sempre l'Italia. Anche l'Italia, certo. Perché il contratto per l'ampliazione dello stretto di Panama, ok? Sì. Sai che Panama era in mano agli americani. Certo. Ok? L'ampliazione dello stretto è stato affidato in mano a ditte cinesi, sì, e alla Impregico, che non voglio fare il nome, ma te lo dico. Ho capito. Ok? Sì. Chi è, no? Ho capito bene. Caltagirone. Sì, 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 sì. E compagnia. Ma questo è una notizia di un paio di anni fa. Ho capito. Capito? Ho sentito questo fatto. Quindi... avendo, diciamo, facendo i lavori dell'ampliazione del canale di Panama, non è che li chiudono quella porta, ma se la avvicinano a loro, alla Cina. Certo. Perché la Cina lì adesso in Sud America c'è l'organizzazione ALBA, sì, che è un'organizzazione che c'è dentro il Venezuela, e l'Argentina, il Brasile, tutti meno i filo Yankee, che sono i colombiani. Esattamente, esattamente. Il colombiano, sì, sì, è un paese che sta in mano a loro e non lo mollano, e non lo mollano. Però, tra l'altro, sai quali interessi, quali prodotti nazionali ha il Colombia? Lo sappiamo, però c'è un fatto in Colombia, che anche in Colombia sta avvenendo qualcosa che potrebbe allontanare questo paese dall'influenza degli Stati Uniti. Cioè, diciamo che ci sono dei sintomi. No, ci sono dei sintomi, no? Dico questo perché io conosco persone dirette che stanno lì, e adesso ti posso dire chi sono e chi non sono, che comunque in Colombia c'è una parte della Repubblica colombiana, ma non solo, anche qualche dirigente, diciamo, a livello, diciamo, posizione governativa, ma qualcuno anche nel governo, che stanno riconsiderando un po' di cose. Cioè, non siamo vicini certamente a un cambiamento, per carità, abbastanza, come dire, repentino, ma
però ci sono le basi che anche la Colombia dovrà ravvedersi e probabilmente seguirà altre strade. Cioè è una cosa incredibile che adesso sta accadendo con la Russia di Putin, che gli stanno togliendo agli Stati Uniti il cosiddetto cortile di casa, che loro allora è sempre usato così, Sud America, e glielo stanno togliendo. Poi non solo, non dimentichiamoci che in Sud America c'è oltre l'influenza russa e cinese, ma c'è anche quella iraniana, tutti i rapporti che ha tessuto Ahmadinejad prima, andando un po' da Venezuela, cioè c'è anche un'influenza loro di commercio, in sostanza il re che è nudo è anche circondato, cioè l'unico che gli sta dietro è questa Europa ormai senza una classe politica miserabile, lo sbando, basta vedere quella vergogna di questo François Hollande che con la Siria si è comportato da criminale, addirittura ti dirò di più, le forze armate francesi nel loro stato maggiore delle tre armi, ebbene, hanno dato un altolà a Hollande, perché insomma non sono d'accordo di andare in Siria di fare certe cose, e questo, e poi con l'ultima umiliazione che Putin ha costretto a dare ai francesi e agli americani, ovviamente per l'armée francese questo è stato uno scacco inaccettabile, e quindi ci sono dei mugugni molto rumorosi in Francia, che secondo me Hollande ormai in Francia è già ridotto al minimo, perché se si vota domani mattina Hollande lo voterà forse qualche suo parente, la moglie, i figli, è ridotto, cioè dovrebbe dare le dimissioni come è ridotto adesso Hollande in Francia. Ecco, quindi vuol dire c'è la figlia che già ha tutti i vantaggi da parte sua. Sì, Marine Le Pen, sì, questo è una grande vittoria. Esatto, cioè vuol dire, l'Europa purtroppo è una morsa americana in cui ne condiziona fortemente la politica estera, anche diciamo di un sano sviluppo, che ti ho già detto, cioè tu prima hai parlato anche di questa Europa possibile fra, abbiamo parlato noi, dei paesi latini, no? Ecco, ma voglio dire, la cosa secondo me non è proprio, anzi non è assolutamente stata sorpassata, anzi è ancora viva, ma è ovvio che ci vorrà una ben altra classe dirigente per far sì che ci avvenga in un'Europa un cambiamento assolutamente totale rispetto a quello che è fatto fino adesso, cioè dopo guerra adesso, che ha totalmente servito a interessi non proprio nostri, cioè anzi interessi di altri, interessi di altri, Stati Uniti, con tutte le conseguenze e i danni che abbiamo avuto noi. Basta vedere l'ultimo caso con la Libia, che cosa ci ha rimesso l'Italia, no? Cioè, io dico questo per dire tutto, insomma, e anche in termini di migrazione vediamo che sta succedendo in questi giorni, arriva una centinaia, come se muore una migliaia, cioè vuol dire non si può continuare ad andare avanti così, questo è poco ma sicuro, bisogna riconsiderare tutto, ma ripeto, questa spinta a cambiare tutto secondo me può venire soltanto dalla base, che si deve rendere conto di queste cose e deve pretendere assolutamente tutt'altra classe dirigente, assolutamente non asservita a potere finanziario internazionale, e fare una politica veramente decisa, veramente sociale, in un contesto europeo e quindi con riflessi anche mondiali, per sviluppare un'economia veramente tale, per lo sviluppo di tutto, cioè tutto in Europa, e non solo europea, ma anche con i nostri dirimpettai africani, perché sono in Europa lì che devi guardare, il continente più vicino, e non solo questo, ma anche pensare a una grande alleanza euroasiatica, economica, militare, perché anche politica se vogliamo, con la Russia, e che questa cosa secondo me si deve verificare, c'è un blocco omogeneo, economico, politico, militare, che va da Lisbona a Vladivostok, in sostanza. Che deve veramente creare, no, perché la Russia dovrebbe essere poi quello che è, diciamo così, il rifornitore di tutta l'Europa, cioè il rifornitore di materie prime, ma io deve essere. Io ho amici russi, ho amici russi, e mi parlano che Putin sta facendo una politica sociale incredibile. Posso immaginare. Bene in Russia, ragazzi. Stanno veramente bene. Sì, ho saputo che ci sono dei grandi miglioramenti. Io adesso non sono informato di prima mano.
però e stanno veramente bene anche per quanto riguarda la educazione, la scuola, aiutano, danno diciamo assegni se hai figli, incitano alla natalità, cosa sì, che so, so, non so, fanno, so. Perché siamo vogliono ammazzarci tutti perché è un popolo di vecchi sì, e sì. I giovani non possono avere diciamo una casa, un lavoro e quindi cioè se vai a vedere la statistica delle età, l'Italia come la Spagna, siamo un popolo destinato a scomparire. Sì, 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 Maldo, sì. Abbiamo più di tre quarti della popolazione ci hanno dai 35 agli 80 anni. Sì, lo so. È impossibile. Ma Dio mio, ma cosa stanno facendo? Ma cosa cavolo stanno facendo lì? Cioè, ma l'olocausto è questo, non quello che cazzo. Bisogna dirle queste cose. Perché è impensabile. La forza di una nazione è la sua gioventù. Esattamente, bravo, okay. L'hai detto, bravo. Non tutti possiamo essere dottori, questo lo so, non tutti possiamo essere né dottori né ingegneri. La forza lavoro ce la dobbiamo trovare dentro il nostro paese. Certamente, sì. Hai capito? Quanti giovani ci sono in strada che non fanno niente, che fanno mantenere dai genitori? Cioè, e noi andiamo a prendere immigrati perché devono stare a pagare le pensioni ai nostri padri. Non è possibile. E guarda, ma veramente che io dico, questo paese, questo sistema ci porta proprio alla catastrofe, perché non so cosa c'hanno in testa. Proprio, esatto. Penso e ripenso e dico, non può essere perché ci arriva un bambino di 8 anni a trarre queste conclusioni e non ci arrivano loro che sono lì ad amministrarci e a vedere le cose, proprio è inspiegabile. Guarda, l'hai detto, non c'è nulla da aggiungere perché dici, perché... ma hai detto una cosa ovvia, cioè talmente evidente, cioè, guarda, io non ho nulla da aggiungere perché hai detto proprio la cosa, cioè è elencato la situazione come meglio non potevi. Cioè veramente, meglio non si può. Fare una parentesi, avrete notato da quando è iniziata questa grande crisi quanti compro oro ci sono? Io non sono in Italia sono stato 2 anni fa e ho visto che era già pieno, qui è strapieno. Lo so. Tu sai l'ho visto cosa vuol dire la raccolta dell'oro, no? Perché questa è la raccolta dell'oro. Mm-hmm. Tu sai dove porta? Sì, sappiamo. Vuol dire che sta arrivando un qualcosa che loro già lo sanno, sta arrivando un qualcosa un po' forte. Sicuramente. Hai capito? Ma questo si vede nell'aria, con si sente. Questa storia del default. Mm-hmm. Sì, ma infatti del default forse ci siamo vicini. Io ti dico questo, io sono qui nella zona attualmente una delle più povere d'Italia, cioè qui la Lucania, che poi viene chiamata Basilicata, ma il suo nome è Lucania, ci tengo a precisarlo. Ebbene, qui in tutti i paesini che praticamente c'è una grande disoccupazione, una grande la gente non sta bene, e ci sono un sacco di questi compro-oro qua, mi dicono dove cazzo andano fuori qui, cioè che affari fanno, ma veramente, guarda, io ieri sera accumulare. È stato un paese qua vicino con mio parente, che tra l'altro è un ex direttore di banca, e mi ha spiegato un po' la faccenda, dice c'è tutto un giro che poi dietro vanno, come dicevi tu prima, è tutto un giro, cioè, e questo è sono sintomi non positivi ma di qualche disgrazia che è in arrivo, questo sicuro, hai capito? E qui non bisogna stare tanto allegri, a mio avviso, però vabbè, ognuno poi si illude, ma la realtà è questa. In ogni modo, quello che conta è che appunto o si seguono le strade veramente sociali di sovranità di paesi, di tutte le nazioni, in questo caso parliamo dell'Europa, le nazioni europee, e si segue su una certa linea, allora ne verremo fuori, ma altrimenti qui rischiamo di essere seppelliti ormai già 3 volte questa onda migratoria selvaggia che non si capisce più, cioè addirittura mandiamo la nostra marina aviazione a soccorrere così che vengono qua, cioè,
Ma io non so, cioè, cioè è qualcosa che capisci che puzza, cioè qui vuol dire che c'è la volontà di distruggere una nazione, di far scomparire uno Stato e anche una popolazione. Cioè questa è la volontà che si vede, e questo che va denunciato. Ce lo vogliono buttare in faccia come una buona azione, perché li dobbiamo aiutare. Ma porca miseria, ma ragazzi, ma svegliamoci, svegliamoci. Cioè, in più che mi dici che sono un cornuto, devo stare anche zitto. Appunto, bravo. Cioè, siamo arrivati a questi livelli, ma io sono stanco, Baldo. Io sono qua in Spagna, ma quando vengo in Italia, guarda, ti faccio una promessa, Certo. A me che mi denunciano non me ne frega niente. Io mi presento in caserma dei carabinieri, dico, sono venuto qua a fare una denuncia. Mi dica, chi vuole denunciare? Voglio denunciare Giorgio Napolitano e tutta questa banda di miserabili, per alto tradimento. Se questa è l'unica arma che ho, la voglio usare, pure che prenderò dopo un sacco di botte. Ti do una buona notizia. Se già chi la sta facendo questa denuncia l'ha già fatta un sacco di volte e continua ancora a farla, e allora avanti, dobbiamo essere di più. Se già, quindi la buona notizia, dobbiamo c'è essere di più, perché c'è questo, va bene. Allora senti, niente, per il momento, visto che il tempo sta andando avanti, ci fermiamo qui, no? Che poi continua il discorso, anche perché questo discorso, ripeto, va ripreso e anche un altro, anche un contesto che forse parteciperò di più qui a fare queste cose in uno di questi giorni, forse dopo ti farò sapere, anzi parteciperò anche tu, quindi ho visto anche gli altri che riprendevo questo discorso in maniera molto più consistente, perché appunto c'è una grande incavolatura in giro e che c'è gente che reclama che si organizzi per far fronte a questo scempio che sta facendo di noi. Questa cosa ufficiale ti dico, anzi, anche per chi ci ascolta, che poi ci vedrà, si sappia che c'è in Italia, da nord a sud, gente che vuole agire, e questo lo reclamano, ma agire però non con politici o con gente che poi si può vendere così in 448. No, questo è il punto, in maniera totalmente diversa, c'è veramente rivoluzionario. Se cercarsi il leader, cercheremo noi. Esatto. Ma il libro salta fuori da solo. Salta fuori naturalmente da solo. Cioè, come tu sai com'è, tu pigli 100 persone e fai correre, no? Poi la natura li seleziona e uno arriva primo. Ebbene, qui anche qui sarà così, uguale. Quindi sarà la natura e circostanza. Capo popolo. Ma sì, poi viene fuori da solo. Quando ci vuole la tipica figura del capo popolo. Sì, cioè qualcuno che faccia bene in tutti. Certo. La storia ce lo dimostra, la storia ce lo insegna. No, bisogna avere la democrazia o la democrazia diretta. No, non si fa niente, ci vuole un capo popolo qui. Cioè, qualcuno che prende in mano una voce, un'ideologia e che la porti avanti. Esatto, cioè, e tutti noi di dietro. Perché infatti ti stavo dicendo. Se ci affidiamo a questi, ci fregano. Ma infatti la ragione che sto dicendo, bisogna fare in modo, come una gara di corsa, tu metti 100.000 persone, gli dai, non so, 1.000 metri da percorrere. Ebbene, uno arriverà primo, perché è la natura che ti dà certe doti, no? E così anche qui, quando ci sono questi queste grandi crisi e disagi e anche di peggio, come stiamo attraversando noi in questo periodo, e se la massa si organizza veramente, e poi sarà gioco forza, naturale che verrà uno fuori che guiderà tutti gli altri, oppure qualcuno di più, voglio dire, ma questo fa parte della storia umana, cioè. Che nel senso che poi l'elite, no, si forma da sé in certo senso, capito? Per esempio, un esempio storico, i generali romani non venivano eletti dall'imperatore, ma venivano eletti dai legionari. Cioè i legionari proclamavano un loro condottiero generale battendo la daga sullo scudo, no? Come se chi pigliava più battute, quello era generale. Cioè viene dentro la base, quindi la base stessa poi esprimerà, questo è un esempio storico che ho fatto farti capire, poi sarà la base stessa che poi esprimerà un qualcuno che veramente poi salta fuori, cioè emerge la massa che porterà verso uno degli obiettivi, come è successo già in passato nella storia umana e anche recentemente, diciamo nel secolo scorso con l'Italia con Mussolini e in Germania con Hitler, per dire, no?
E sono queste cose qua, insomma, ma anche prima. E la storia sempre si ripete. Sì. Sì, si ripete, ma purtroppo non impariamo mai la lezione. E questo è ecco perché andiamo sempre sotto qua, insomma, come stiamo andando continuamente. E sarebbe ora che qualcuno, insomma, cominciasse a rendersi conto che imparare la storia vuol dire imparare tanto, soprattutto imparare a capire, o meglio a scoprire il retroscena che determinano certi fatti, cioè chi determina e perché, perché a tutto c'è un motivo, le cose non nascono per caso, certo. Cioè i miti sono roba da fessi, ma invece la realtà storica è un'altra cosa che va capita per non ripetere gli errori poi dopo. Invece purtroppo, siccome che la storia, la verità storica, qui la voglio monopolizzare a uso e consumo proprio, la massa finché rimarrà assente, cioè apatica, e che non sente lo spirito civico di partecipare, alla fine si farà sempre fregare, fino a quando non capirà che bisogna informarsi e capire il perché e per come di certi eventi e soprattutto i retroscena che li determinano e chi li vuole quei retroscena lì. Questo è il punto. Capisci? Certo. Va bene. Allora, Andrea. Okay, ti saluto e dopo ti voglio dire una cosa. Gli amici, certo, in ascolto. Va bene, salutiamo tutti e alla prossima. Va bene? Ciao. Ok. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.